Buongiorno a tutti, buongiorno Stefano. Sasha, buongiorno, buongiorno a tutti. Ci troviamo alla puntata numero 147 e non ci sono tantissime novità tranne il rullo compressore russo che sta continuando la sua azione, perché non è un'avanzata, ma la sua azione sopra le truppe ucraine che si trovano nei vari settori, che poi tu ci spiegherai quali, ma siamo nei soliti Ugledar, Advevka, Zaporizhzhia e così via. E abbiamo Sì. chiaramente delle notizie molto importanti dal punto di vista diplomatico. Abbiamo avuto la giornata di ieri che è stata riempita dalla visita di Xi Jinping a Mosca. Da che cosa vuoi cominciare, Stefano? Ma direi che possiamo iniziare dalla visita di Xi Jinping a Mosca, che Volentieri. è stato il tema più importante. C'è stato un colloquio martedì molto, molto lungo, o no, anzi lunedì pomeriggio addirittura il primo, mi sembra, che è durato quasi 6 ore. Sì, fino alle 7:30 di sera da noi. Poi non è seguita una cena informale, mentre poi c'è stato il pranzo ufficiale, se non sbaglio, nella giornata di ieri, con tutti i colloqui. Poi nel pomeriggio la firma solenne dell'arrivo. Tra altre cose, c'è stato poi l'arrivo ufficiale del presidente Xi Jinping è stato molto coreografato. Ha fatto la scalinata d'onore con due ali di picchetto d'onore. Sono arrivati uno in fronte all'altro i due presidenti, si sono stretti la mano con calore e amicizia e hanno ascoltato gli inni delle due nazioni di fronte alle grandi bandiere ben disposte e perfettamente stirate, tra le altre cose. Notiamo, a differenza della mia che dovrò stirare, La tua è lo sfondo, vissuta, Stefano. la mia è vissuta, uno sfondo nuovo. Oltre al nero c'è anche il rosso, quindi vediamo un po'. Non li mettiamo mai assieme, altrimenti poi sembriamo Pravi Sactor. Ah, guai, guai al mondo. La cosa importante è che non sembra abbiano parlato molto di un eventuale piano di pace, perché sostanzialmente erano due scenari che avevo ipotizzato nei giorni scorsi, cioè nel primo caso, quindi nel caso in cui i contatti diplomatici avessero dato una risposta affermativa di disponibilità al dialogo da parte dell'Occidente, non parlo dell'Ucraina perché non conta nulla nello scenario decisionale, avrebbero allora parlato, discusso del piano di pace. Nel secondo scenario, che è quello che si sta concretizzando nella ricostruzione degli eventi, avrebbero esclusivamente parlato degli accordi dell'alleanza tra Russia e Cina, alleanza a tutto campo, si intende ormai, Economica, difensiva e così via. economica, difesa militare e anche tecnologica, probabilmente perché ci sarà uno scambio più vicino tra i due paesi, una collaborazione più stretta nello scambio di conoscenza e di know-how, diciamo, per quanto riguarda tutto quello che serve loro. E questo è importante perché devono affrontare potenze economiche e militari di elevato spessore. È una botta d'arresto fondamentalmente per tutte quelle sanzioni che l'Occidente vuole imporre alla Russia e insomma metterla all'angolo e questo nuovo sviluppo, ecco, preclude ormai questa possibilità. Sì, innanzitutto per quanto riguarda la continuazione delle politiche di fornitura di beni e attrezzature necessarie alla Russia, che proseguiranno nonostante le pressioni che l'Occidente aveva fatto in questi mesi, procederanno e probabilmente si intensificheranno nel loro scambio
attraverso canali ufficiali, apertamente, diciamo, non solo come, diciamo, trasferimenti da privati, ma avverranno in maniera aperta e chiara, franca. E questo con tutti gli altri paesi che appartengono e sono vicini alla sfera russo e cinese. E ad esempio, basti una cifra, nel fine settimana si è tenuto e si è concluso lunedì il vertice Africa-Russia che avviene ogni anno ed erano presenti, credo che siano 53 i paesi africani, di questi ce n'erano 40 presenti a Mosca. Sì, ecco, Alla faccia quindi dell'isolamento. l'impronta occidentale è riuscita ad avere una sorta di influenza soltanto su un piccolo gruppo di Sì. nazioni africane, ecco, tutte le altre hanno aderito. Sì, fondamentalmente probabilmente mancava saranno mancati alcuni paesi del Maghreb come il Marocco, per dire, la Tunisia o la Libia. Sì. E già siamo a tre più altri paesi che magari sono in area ancora sotto influenza francese o inglese, siamo a tutte quelle che mancano, ecco. Le altre invece sono andate tutte, e tra l'altro nessuna di queste ha posto alcuna sanzione contro di loro. Hanno incassato tra l'altro l'accordo secondo il quale la Russia si impegna in caso non venga raggiunto un accordo buono per il grano con l'Ucraina a fornire comunque le sue quote di grano anche gratis ai paesi che ne hanno Sì. bisogno in Africa, ecco. Perché? Perché la gran parte del grano che è uscito dall'Ucraina non è andato assolutamente ai paesi che ne avevano più bisogno, ma è andato esclusivamente a ingrassare i maiali degli allevamenti in Germania, Italia, Spagna, eccetera, per fare i nostri salami, ecco, L'abbiamo cioè. viste le infografiche, sì, sono abbastanza allarmanti perché appunto niente arriva a chi veramente ne ha bisogno, tutto il resto viene dirottato Semmai da ne avesse noi. avuto bisogno, chiaramente, nel senso che è stato usato come scusa da parte dell'Occidente il fatto che ce n'è bisogno nei paesi perché c'è la fame nel mondo, e poi in realtà la fame nel mondo era causata dall'Occidente che si accaparrava Le le derrate risorse, certo. alimentari che dovevano andare ai bambini, tra virgolette, africani, e li dirottava invece ai maiali degli allevamenti. Quello è il problema, causando tra l'altro un enorme innalzamento dei prezzi dall'India allo Sri Lanka, come in tutti i paesi africani, prezzi che questi paesi non potevano sostenere, non potevano pagare. E quindi mancavano le derrate, ma perché qualcuno, cioè noi occidentali, ce le accaparravamo. Anche la Cina, da par suo, però, perché fa sta facendo enormi scorte di prodotti alimentari da qualche anno. E perché loro guardano lontano, Sì, guardano al evidentemente. futuro. Esatto. Guardano lontano e sanno che cosa c'è dietro l'angolo e che cosa arriva, no? Poi con Xi c'è stato questo grande accordo. I dettagli esatti non sono ancora stati divulgati, lo saranno nei prossimi giorni, ma mi ha colpito molto la grandissima cordialità, il grandissimo affetto tra di loro, le dichiarazioni caro amico, abbi cura di te, proprio, cioè, sono parole che vengono usate in un ambiente veramente vicino e cordiale, non dove c'è una distanza e si usano esclusivamente termini legati al protocollo, all'etichetta, Beh, abbiamo insomma. visto le dimensioni dei tavoli russi diventare sempre più piccoli Io per gli amici e per i nemici, insomma, sono dei mi tavoli. ricordo Sì, quando c'era Macron, una sì. distanza abissale, no? Tra i due, da una parte all'altra di un Ma lunghissimo si tavolo. sentivano, secondo te? Sì, perché usavano il traduttore, Sì, quindi sì, comunque sì, sì. c'era vicino qualche cosa, ma era la distanza proprio
fisica che era stata imposta rispetto a queste persone, ecco, insomma, non era, si vedeva, si capiva che non erano gradite. Abbiamo, Stefano, due reazioni da parte del mondo occidentale per questa visita di Xi Jinping a Mosca. Una è da parte degli Stati Uniti e di John Bolton, e la seconda, per quanto riguarda questa, ovviamente, le questioni economiche, e per quanto riguarda la seconda, invece, si tratta di Stoltenberg che mette in guardia la Cina con i suoi classici toni. E dice loro di non mandare aiuti alla Russia mentre è in guerra con l'Ucraina, che è la Ma stessa cosa che stanno facendo loro, sì, ecco. vedi, Bolton esce fuori con una dichiarazione. Bolton era quello per la cronaca che aveva minacciato di sanzioni i giudici della Corte Penale Internazionale, se avessero osato incriminare dei militari americani o cittadini americani per crimini di guerra. E poi posero le sanzioni effettivamente contro i giudici della corte. Nessuno l'ha ricordato in questi giorni. Poi fu Biden nel 2021 a toglierle. Ecco, Bolton dice che al di là della crisi ucraina, il problema grosso per l'Occidente e gli Stati Uniti sta proprio in questa unione tra Cina e Russia, che è un'alleanza senza confini, e cioè, come dicevamo poc'anzi, riguarda tutto lo spettro degli aspetti della loro vita, della loro economia dei paesi. È un'integrazione a tutto campo che quindi porta a un mare interno via terra di trasferimento di beni, di merci, di energia, di sapere, Tu mi dicevi, Stefano, che questa nuova sfera includerebbe potenzialmente anche altri nemici degli Stati Uniti, come sicuramente Iran e Nord Corea. Iran, Nord Corea, ma anche tutti i paesi in mezzo che hanno ottimi rapporti con la Cina. Voi pensate solo a quello che è in questa alleanza che vede in mezzo Tagikistan, l'Uzbekistan, il Kirghizistan e altri, e questi sono chiusi tra la Russia, la Cina, l'Iran, no? E alcuni fanno addirittura il gioco degli Stati Uniti talvolta, con qualche movimentazione strana di popolo, Sì, il strane. Kazakistan in Sì. particolare. E questo succede in tutti i paesi dove sono entrate le ONG, fondamentalmente, che sono uno strumento dei servizi segreti britannici e americani per fomentare i disordini in un paese. Ma molto semplicemente uno, se si legge il libro Un americano tranquillo, da cui è stato tratto tra l'altro un bellissimo film con Michael Caine, scopre quello che tutti sanno, cioè l'autore raccontava appunto il ruolo delle ONG ai tempi della guerra del Vietnam, che quando si chiamava ancora Indocina e c'era la Francia a essere impegnata in quel conflitto, che gli americani operavano per creare una divisione del Vietnam, della regione che si sarebbe poi chiamata Vietnam una volta finito di chiamarsi Indocina, e che sarebbe stato controllato di fatto da un governo fantoccio filoamericano. Questo poi non solo ha operato contro gli interessi francesi nella regione, ma ha anche poi causato la guerra poi del Vietnam, La che gli divisione del Stati Uniti, paese e la guerra, certo. esatto, gli Stati Uniti hanno poi perso, di fatto. Così come hanno perso anche in Afghanistan. Voi vedete anche l'Afghanistan sta entrando molto nell'orbita russo, cinese, iraniano. I contatti si intensificano tra di loro, gli aiuti anche. E stanno fornendo, tra le altre cose, materiale bellico gli afghani ad alcuni paesi per
usare le armi che stanno sottraendo, ad esempio in Ucraina, al nemico. Hanno catturato anche dei cannoni di fatto che sono utilizzabili, per dire. Gli afghani hanno una valanga di munizioni a disposizione, di mezzi che possono fornire alla bisogna o scambiarli, perché quelli non li mangiano, e quindi hanno bisogno di altri beni, e li possono scambiare tutti tranquillamente Largli armamenti, certo. con delle armi, ecco. Le altre dichiarazioni di Stoltenberg, in particolar modo, noi abbiamo visto come attraverso cioè, io lo trovo veramente comico, involontariamente comico, quest'uomo. Innanzitutto si lamenta, stavo guardando le ANSSI oggi, si lamenta del fatto che la spesa dei paesi sia ancora inferiore al 2%, cioè in una crisi dove c'è la gente in piazza, ad esempio in Francia, che sta demolendo il paese perché è incavolata nera Non ci contro sono il i servizi dei governo. rifiuti, il carburante mancante, le bollette sono Esattamente. esorbitanti. E loro si stanno lamentando veramente, c'è malessere in tutti i paesi europei. Persino in Polonia organizzano manifestazioni contro la guerra, Certo, sì. oltretutto, e stanno crescendo queste, tranne che in Italia, naturalmente, perché è guai a parlarne, tra le altre No, cose. ma magari succedono anche, però non vengono minimamente menzionate. Ecco, io Ma guarda, immagino no, che no, no, non qualche... vedo neanche annunci di Sì. queste, quindi in pratica non ci sono. Ecco, lui che cosa parla? Lui si occupa di parlare dell'ingresso della Finlandia, che avverrà in tempi diversi rispetto alla Svezia, e quindi violando gli accordi di Istanbul. Quelli che riguardano appunto la L'entrata nascita di questi due membri. dell'OSCE, sì, no, gli accordi di Istanbul erano quelli istitutivi dell'OSCE, in cui Ah. veniva sottoscritto l'articolo 8, che parlava appunto l'articolo 8 del 99, sulla sicurezza indivisibile, cioè che ciascuno dei paesi firmatari si impegnava solennemente a non migliorare la propria condizione di sicurezza A scapito di. ai danni di un altro paese. Quindi l'ingresso di uno dei paesi firmatari nella NATO è una palese violazione di un articolo istitutivo di un trattato di pace, l'Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa. E Quanti ne hanno già questo. violati questi di Ma tutti trattati? quelli che, Beh, ecco. guarda, l'Occidente e gli Stati Uniti violano sistematicamente tutti i trattati che non sono nel loro interesse. Li Anche quelli che violano, li stipulano ignorano. loro, certo, e questa è incredibile come cosa. Sì, tieni presente che, ad esempio, l'articolo per il nucleare iraniano era stato sottoscritto dal presidente, statunitense Obama, e poi protestato e annullato dal presidente Trump. Tra le altre cose, non era mai entrato in vigore quell'articolo, quel trattato per gli Stati Uniti. Solo l'Unione Europea aveva iniziato in parte a ottemperarvi. E poi, naturalmente, siccome gli Stati Uniti hanno ritirato la loro adesione al trattato, hanno minacciato sanzioni contro chi operava in collaborazione con società iraniane. Allora tutte le aziende che avevano sottoscritto anche accordi molto vantaggiosi con l'Iran si sono dovute ritirare in un'ossequiosa opera di autocastrazione, di fatto. Perché mettevano da parte i propri interessi come paesi europei, come società che cercano un profitto, un investimento vantaggioso, e l'hanno tralasciato tutti per obbedire ai dettami degli Stati Uniti, che chiaramente in Ci maniera vogliono morti, unilaterale sì. e illegittima impo avrebbero imposto Sì, sanzioni in sì. barba a tutti i trattati legati al libero commercio.
No? Sì, certo, con una pietra prendevano due piccioni fondamentalmente Esattamente, in questa esattamente. occasione. Stoltenberg che cosa ha detto? Siccome è ufficiale che la Cina, a margine dell'incontro con la Russia, ha avanzato un'iniziativa diplomatica in cui ha formalizzato una richiesta agli Stati Uniti di interrompere il loro ruolo attivo nel conflitto in Ucraina. Gli Stati Uniti hanno già risposto annunciando un anticipo delle forniture dei carri armati, hanno modificato la tipologia di carri armati che verranno consegnati all'Ucraina, non più quindi quelli nuovi per i quali ci vorrebbe troppo tempo, ma forniranno, togliendo un velo di pietosa falsità, alla vicenda, forniranno quelli che hanno già portato in Polonia, di E su cui fatto, hanno già addestrato il personale. su cui evidentemente si addestrava il personale ucraino, perché noi siamo alla vigilia, avevo sempre detto, entro fine marzo, inizio aprile, termineranno l'addestramento circa 20-25 mila soldati ucraini in tutti i paesi occidentali della NATO, presumo Italia compresa, anche se non se ne parla. In Polonia, in particolar modo, molti si saranno addestrati sui carri armati, sia sui Leopard Che sugli Abrams che vecchio modello sugli che sono Abrams, stati esattamente. consegnati, sì. Non potranno essere utilizzati immediatamente perché si sta avendo il periodo dell'anno in cui in Ucraina permane quella che viene chiamata rasputizza. Esatto, Sì, fango e pioggia, insomma. questo strato di fango che si genera a causa delle piogge e del disgelo, che di fatto può rendere impossibile la manovra dei carri armati. Anche perché più ci passano sopra, peggio è la situazione. Ah, Nel l'abbiamo senso visto, che l'unica strada per Bakhmut, per Artemovsk, ormai è praticamente impraticabile, è una strada con onde di fango in cui i veicoli sono spesso incastonati, incastrati in sì, questa... perché arrivano poi col fondo a toccare il fango e da lì non si muovono più. E anche lì basta una giornata in cui il terreno si secca per intrappolare perennemente il mezzo in quella Esattamente, sostanza. perché esattamente come con il gelo notturno, il carro armato pieno di fango si blocca e non si muove più, allo stesso modo il fango che diventa secco, attaccato ai cingoli, li danneggia o li blocca in maniera devastante, ecco, perché diventa li mangia proprio. Con il movimento poi Con i meccanismi, li certo, consuma. Sì, sì. sì, sì. Io tra le dichiarazioni di Stoltenberg ne ho due abbastanza Dai, contrastanti. spara. La prima è la Cina non dovrebbe fornire armi alla Russia, ciò sosterrebbe un'aggressione ingiustificata e non farebbe altro che prolungare il conflitto. Ecco, la seconda è la NATO fornirà armi e sosterrà l'Ucraina per tutto il tempo necessario. Ecco, sì. Allora, la NATO, traduciamo dal stoltenbergherese Sì. al linguaggio umano comprensibile. La NATO può fare quel cazzo che vuole, no? E gli altri devono invece fare quel cazzo che vuole la NATO. Ecco, ma può permetterselo alla NATO di parlare con questo tono alla Cina? Punto di domanda. No, il problema è che indipendentemente da quello che dice la NATO, la Cina farà quello che è nel suo interesse adesso, perché fino adesso si sono tenuti. Un'altra cosa tra queste che è assolutamente da sottolineare ed è molto importante farlo, è che la Cina si sia tenuta fuori prendere una posizione a favore della Russia o a favore dell'Ucraina o contro l'uno o contro l'altro, proprio per mantenere il suo ruolo super partes.
Sai che cosa hanno detto invece dagli Stati Uniti di questo? Hanno detto, e l'ha detto anche Stoltenberg, la posizione della Cina non è credibile, non è super partes, perché non ha condannato l'aggressione russa. E cioè, non è super partes in quanto non ha preso una partes. Cioè, capisci la logica folle che c'è nelle menti confuse di questi beoti? Cioè, È la fine del mondo, se tu, Stefano. esatto, se tu non prendi la nostra parte, non puoi essere ritenuto super partes. E cioè, per essere super partes devi sostenere noi. Se non sostieni noi e non sostieni gli altri, non sei super partes. La Se logica sostieni gli statunitense, altri, sì. sei un criminale, no? Ecco. Sì. E quindi noi adesso vedremo il passaggio della Cina da essere un paese non super partes a essere un paese criminale. Ecco, io mi chiedo, Stefano, a questo punto, quali sono le conseguenze di questi toni dal punto di vista pratico con eventuali consegne cinesi Ecco, nello lì scenario ucraino, ecco. dovremo vedere che cosa servirà di più, eventualmente alla Russia. Se servirà e di più alla Cina. Alla Cina servono fondamentalmente due cose. Avevano già detto l'addestramento nella scorsa puntata, sì. Esattamente, esattamente. L'addestramento per le truppe, e cioè ha bisogno disperato di provare l'efficacia del suo addestramento sulle forze armate sul campo L'equipaggiamento, presumo. e provare l'equipaggiamento che corrisponda alle esigenze di guerra. Perché questo non si può provare nelle esercitazioni. Secondariamente deve provare anche tutto l'apparato informativo che trovi una corrispondenza pratica sul campo, e cioè i tempi che impiegano le informazioni a passare dai satelliti di rilevamento, dai droni di rilevamento all'uso pratico. Perché è molto importante. Quindi capire se devono agire e potenziare il sistema informativo, come farlo, in che modo e come trarne il massimo dei benefici. Certo è che la E cioè. stretta di mano di ieri di Putin e Xi Jinping stanno trascinando questa possibilità verso una concretizzazione. Sì. E cioè la Cina fino ad oggi è sempre stato un paese pacifico, lontano da conflitti, da politiche, ma gli Stati Uniti e la NATO stanno tirando dentro anche lei, a questo conflitto di fatto, perché rifiutando i piani di pace che prendano atto della situazione attuale, che quindi siano molto concreti nella loro proposta. Dimostrano solamente che vogliono la prosecuzione del conflitto, che vogliono arrivare con tutte le loro forze alla sconfitta sul campo della Russia, cosa che non otterrebbero mai in tempi, non lo otterrebbero neanche in tempi, però prolungherebbero di molto il conflitto perché attiverebbero magari poi addirittura l'economia di guerra, devastando ulteriormente l'economia dei nostri paesi, pur di continuare a sostenere la distruzione del popolo ucraino. Certo, hanno visto fallire a breve e medio termine tutte le loro teorie, tutte le loro tattiche e Sì. strategie, e tenteranno al lungo termine con tutti gli ucraini e tutti gli europei, perché a questo punto stanno coinvolgendo bene o male tutto il continente in una guerra senza fine, ecco. Sì, l'ha detto molto bene Morawiecki tempo addietro, il primo ministro polacco, quando disse: se noi dovessimo assistere a una sconfitta militare ucraina, andrebbero riviste tutte le analisi. Cioè, le analisi quali sono? Quelle che la NATO aveva in mano, che dicevano che nel giro di pochi mesi
La Russia sarebbe stata sconfitta. L'Ucraina avrebbe vinto. Ecco, se tutte queste Sì, analisi. Sì. la NATO avrebbe prevalso fornendo tutti i sistemi d'arma moderni che hanno fornito all'Ucraina. Eppure stanno continuando su questa strategia, nonostante sia fallimentare, ecco, al 100%, se ne sono accorti anche loro, ma ecco, non riescono a non continuare a sostenere una strategia folle che non funziona. Ma perché si sono imbarcati in una follia, che abbiamo sempre definito una follia, prima ancora che iniziasse, e ora il problema che hanno è che non hanno scelte opzioni di uscita, che non significhino un disastro per la loro permanenza al governo, per la loro permanenza negli incarichi, per fattori personali loro. Eppure questa iniziativa cinese è anche una mano tesa verso gli Stati Uniti per dire avete fatto il casino che avete fatto, potete ancora uscirvene adesso in questo modo. Di fatto sì, e cioè questa è l'opzione dell'ultima chance diplomatica che hanno gli Stati Uniti di salvare la faccia. E cioè, se fino adesso abbiamo avuto la Russia da sola che ha tenuto testa più che bene, sta esaurendo le capacità militari della NATO e degli Stati Uniti tutti assieme, Che succede con un iene? Sì. Lo scenario che vedesse iraniani, siriani, cinesi, nordcoreani uniti nel fornire materiali, tutto quello che serve, munizioni, eventuali cannoni, droni, anche Personale, certo, sì. volontari. Quanti sono disposti ad andare a combattere a pagamento? Si congedano e vanno a combattere. 150, 200.000, 300.000? Poi Quanto teniamo. ci mettono i cinesi a trovare 300.000 volontari pagati 2.000 euro al mese ad andare a combattere là? Si vede, per i cinesi la vedo un pochettino più difficile per via delle comodità, dello stile di vita che hanno già No, ma nel. quelli dell'esercito, eh? Sì, no, ma io invece sto parlando di, per esempio, siriani e iraniani, i loro stipendi non I corrispondono siriani, minimamente a quelli ma russi, ecco. ti ricordi quando in Siria hanno disciolto le unità che avevano combattuto tutta la guerra, no? Cioè, ci sono combattenti che hanno fatto Un'esperienza incredibile. 10 anni di conflitto e che ora sono disoccupati a casa. Certo. È tutta 20, gente che 30, potrebbe 40, portare a casa uno 50 mila? stipendio eccezionale, certo. Domani partono e vanno a combattere e hanno esperienza, eh? Non è gente che non sa come tenere in mano un'arma o come combattere in città, lo sanno come. Eppure Stefano, mi viene un dubbio che per molti di questi combattenti, per quanto siano esperti, ecco, lo scenario cambia radicalmente. Non si tratta più di Siria, deserto o situazioni conosciute. Questi combattenti andrebbero comunque sia in aree fredde, con insomma, condizioni completamente diverse, anche una Sì, ma ferocia in battaglia parecchio. molti di loro hanno comunque un'esperienza di addestramento con l'esercito russo. Chiaramente andrebbero ambientate, ma potrebbero benissimo tenere delle posizioni, magari non manovrerebbero, no? Ma se gli dicono voi dovete difendere questa Un fronte, posizione, sì. questo fronte, con ufficiali di collegamento che hanno già avuto esperienza in Siria, lo fanno Certo. tranquillamente. Lo fanno, ma proprio tranquillamente. E quindi avrebbero accesso a una quantità di manodopera su questi fronti enorme, tutto quello che serve loro. Mentre l'Occidente, da questo punto di vista, potrebbe avere grossi problemi, perché non trova dei coglioni che vadano a farsi ammazzare per Zelensky Sempre per quattro meno, più che soldi. altro, magari li trova, ma sempre Li hanno meno, sì. trovati, ma diciamo che stanno diminuendo di numero, c'è una selezione naturale, no? Perché 20-30 mila mercenari stanno combattendo già in Ucraina. Quelli che mancano sono quelli dall'altra parte. Nella Wagner ce ne sono di stranieri, eh?
ce ne sono. Sì, Ed è segnalavano un. anche degli statunitensi tra i loro ranghi, insomma, si vantavano di queste. Ci sono dei paesi del nord, ce ne sono presumo anche Sicuramente, sì. italiani, ce ne sono presumo di altre nazioni. Dall'Africa, in Africa molti arruolati dall'Africa sono della Wagner, lavorano in Africa. Molti hanno sempre espresso la volontà di andare a combattere per la Niente Russia. impedisce loro appunto di prendere un viaggio aereo e Ma ritrovarsi in un altro assolutamente. scenario. Sì. Assolutamente. Prendono un volo che arriva magari a Teheran direttamente, vengono addestrati dagli iraniani e poi portati sul fronte, perché questi paesi possono anche fornire addestramento. E questo è il fatto. Noi siamo alla vigilia della nascita di una potentissima alleanza militare che occupi praticamente tutto il continente asiatico. E questo rappresenta l'incubo che da sempre temono le potenze anglosassoni, cioè la nascita di una super alleanza per il continente euroasiatico che vede gran parte dell'Europa, cioè la Russia e altri paesi, coinvolti in questa alleanza con Cina e tanti altri paesi. Sì, la Russia era il pezzo più importante che l'Europa non poteva permettersi di perdere in quest'ottica sempre Ah, neocoloniale, tieni ovviamente. presente che anche l'Indonesia non è lontana dalle posizioni della Russia. È un paese musulmano, e quindi si troverebbe bene con Iran, Iraq, Siria. Senza contare l'impronta dell'ISIS che è stata trascinata bene o male in tutti questi paesi dai soliti ignoti. O noti, Esattamente. ecco. E oltretutto, recentemente gli accordi firmati da tutte le monarchie di fatto della penisola arabica, che smontano di fatto le posizioni di vantaggio che avevano in Medio Oriente gli Stati Certo, Uniti e è l'ultimo chiodo soprattutto sulla barra l'Europa. del petrodollaro. Esattamente, perché dando la possibilità ai paesi di commerciare in petrolio con l'Arabia Saudita non in valuta dollaro, di fatto è la sentenza di morte per ciò che sosteneva fino ad oggi l'economia americana, cioè l'economia del petrodollaro. E questo per loro sarà uno shock e lo si vede già dai capovolgimenti economici che stanno colpendo, iniziando, Sì, perché siamo solo giusto, agli certo. inizi, a colpire il sistema bancario statunitense. Ma adesso hai visto anche da noi in Svizzera hanno cominciato a perdere qualche Eh sì, ingranaggio, perché, eh? ma perché la Svizzera ha abbandonato la neutralità storica, estendendo le sanzioni, accettando anche lei il regime di sanzioni contro la Russia. Non c'è un referendum poi a breve da voi? Dovrebbe essercene uno, ma adesso non conosco bene o male tutta la carta che c'è dietro, quindi prima di parlarne dovrei informarmi, ecco. Sì, e vedremo un po' come. Beh, lì ad esempio leggevo un bell'articolo tra l'altro di Laura Ruggeri che parlava appunto dell'abbandono da parte dei risparmiatori delle società cinesi dei conti in Svizzera. Beh, Di fatto. tu hai accennato prima di tutto che i sauditi sono i primi che si sono rifiutati di salvare il fondo di Credit Suisse e successivamente i cinesi hanno cominciato a portare via i soldi. Chiaramente queste due azioni insieme stanno portando la credibilità svizzera e comunque sia il sistema bancario che già era danneggiato dal 2008 a una rovinosa caduta, ecco, un fallimento colossale. Allora, il Riabkov ha detto una cosa, è uscito adesso l'aggiornamento. La probabilità di un conflitto nucleare è più alta ora di quanto non sia stata negli ultimi decenni. Questo perché ci sono state anche dichiarazioni in tal senso, dicendo che è vero che un conflitto nucleare non può essere vinto.
No. Però è anche vero che la Russia userà qualunque strumento a sua disposizione per difendere la sua indipendenza. Quelle, le dichiarazioni che noi leggiamo e la continua escalation degli Stati Uniti si basano sulla scommessa, scusate, sto divagando, si basano sulla scommessa, sull'azzardo che la Russia non utilizzi mai il Armi munizionamento nucleari, certo. atomico, armi nucleari, esatto. Ed è solo su questa speranza vana che si sta articolando tutta l'azione militare dell'Occidente contro la Federazione Russa. Io mi riaggancio perché fondamentalmente si parlava prima di strategie che non funzionano. Ecco, come si fa anche adesso su una cosa così seria, basarsi sulla presunzione che non vengano mai usate? È È un altro chiaro. errore colossale di valutazione. È un errore colossale di valutazione. È un errore colossale di valutazione di persone che continuano a arroccarsi nel proprio racconto. È questo che mi spaventa, che Sì. loro sì, continuano a restare bloccati nel loro racconto, e quindi dicono: ah no, ma la Russia non userà l'arsenale nucleare perché. E quindi noi possiamo quindi far cosa? Attaccarla? Ecco, sì, è una narrativa che ormai risulta incredibile, un incubo dal quale loro neanche vogliono uscirne, perché fondamentalmente No, non ma vogliono, l'incubo è il nostro, certo, cioè sì. l'incubo è il nostro. Loro vivono in un mondo irreale. Siamo Sì, noi certo. persone dotate di intelletto e di sanità mentale che viviamo in un incubo, perché siamo in mano a dei mentecatti. E Tra l'altro questo è il l'immunità che loro problema. immaginano non esiste. Cioè, sono No. raggiungibili in qualsiasi luogo, in qualsiasi momento, con armi performanti. Ecco, non è che possono nascondersi da qualche parte questi. Ecco. Non c'è un posto dove nascondersi, di fatto. Eppure l'unica soluzione sembra veramente che a rovesciarli siamo noi, perché i russi non vogliono minimamente metterci piede. Siamo noi, che dobbiamo opporre un netto rifiuto e fermare tutto quello che sta succedendo. Sì, ma come li fermi i nostri governanti? L'unico modo che ho è peggiorare la situazione, chiaramente, e quindi bloccare l'economia. E con questo modo qui li si porta tutti in ginocchio. Scioperare, Certo, bloccare e questo l'economia, cioè. penalizzerebbe anche noi, è inevitabile, questo ci porta indietro, chiaramente, però è un fermi tutti, da qui noi non andiamo più avanti. O cambiamo la direzione e mettiamo qualcuno di competente, oppure ecco, si ferma tutto qua. Sì, No, qualcuno sano, è sano e qualcuno competente, certo. sano, e Sì, questo è il fatto che. sì, 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 sì. Soprattutto a comando negli USA c'è gente che, lo diciamo da tempo, mostra chiari segni di Di malattia mentale. squilibrio, sì, l'abbiamo Squilibrio testimoniato, mentale. sì. Squilibrio mentale, cioè. Testimoniato da anni di lavoro e di Sitrep, E di. Ma sì, 147. siamo alla 147? Sì. No, O addirittura di più, non mi no, ricordo. 147, Stefano. Ah, ok. Comunque sia, guarda, io cioè, sono allibito da questo degradarsi continuo delle dichiarazioni folli. Poi gente come Stoltenberg, che alle Rincarano volte la vedi dose, sì. che suda freddo per quello che dice, per la situazione in cui è, sono nervosissimi. Cioè, siamo passati nella narrativa dei coglioni che sostengono la posizione della NATO, di fatto noi siamo passati da l'esercito russo è completamente distrutto, ti ricordi? Non ci sono missili. Non hanno missili, non hanno munizioni, non hanno calzini addirittura, non hanno le mutande, non hanno gli elmetti, non hanno i giubbotti, non hanno nulla, non riescono neanche ad armare. E vestire i come si chiama gli mobilitati
Siamo passati a un o se non forniamo velocemente carri armati e tutto quello che serve all'Ucraina, non sono in grado di difendersi. Non dovevano vincere, scusami, divagazione. Avevano vinto. L'esercito russo era distrutto, non avevano più carri armati. Avevano già finito i T-90, che poi non erano mai entrati, perché poi hanno iniziato a mandarli sul fronte recentemente, no? E hanno detto, allora prima che cosa usavano? Usavano quello che non usavano prima, che non gli serviva. Hanno usato centinaia e centinaia di carri armati che avevano tirato fuori dai depositi che non erano in servizio presso i reparti. Punto. Erano ferri vecchi tolti dai depositi degli anni 90, degli anni 80. Agli ucraini comunque non mancano mai le munizioni per colpire Donetsk, ecco, non le hanno per un sacco di ragioni, ma per colpire Donetsk, sì. E beh, se non hanno altri bersagli ammazzano i civili, ma questo è quello che sanno fare. Esatto. Allora, credo poi abbiamo, ecco, gli Abrams in arrivo ci saranno, sono stati anticipati nelle comunicazioni, c'è fretta, parliamoci chiaro. Gli Stati Uniti vedono che il tempo scorre e non gioca in loro favore, hanno fretta di causare una forte di fornire materiale per una forte offensiva da parte ucraina. C'è questa urgenza, questa impellenza di arrivare a fornirgli il materiale per l'offensiva. Quindi anticipano gli armamenti e invieranno gli Abrams, invieranno gettaponti, macchine gettaponti per passare il Dnepr nella zona di Kherson. Invieranno materiale per attaccare la zona di Zaporizhzhia e eventualmente anche Lugansk, dappertutto. Arrivano a Rostov, sì. Sì, cioè un'offensiva a tutto campo in cui butteranno tutto quello che possono buttare, non importa le perdite. Allora, hanno già consegnato i polacchi 60 dei loro 340 PT-91. Probabilmente ne consegneranno altrettanti. Poi hanno consegnato 14 Leopard 2, 10 più 4, 4 più 10 anzi, i polacchi, e hanno consegnato, mi sembra, 8 Leopard 2 i norvegesi, quindi sono già 22, quasi una brigata intera. 14 Challenger 2 inglesi. Stando alle dichiarazioni degli ucraini, forse ne arriveranno 28, quindi qua, diciamo una brigata intera. I francesi dovrebbero aver inviato in Polonia i Leclerc, quindi verranno consegnati anche quelli. Sembra comunque una barzelletta, c'era un francese, un italiano, uno Sì, spagnolo. esatto. Però adesso questi Abrams, allora gli Abrams che verranno forniti innanzitutto saranno sicuramente più di 31, probabilmente saranno 100-150 quelli forniti, se io dico delle cifre che sono quelle che servirebbero agli ucraini, poi se non li danno sono cazzi loro, nel senso che vuol dire che sanno che è tutto materiale sprecato e che Certo, resterà lì certo. sul campo. Hanno consegnato 150 Abrams M1 agli ucraini e questi potrebbero girarli, perché sono vecchi, anche se aggiornati, agli ucraini. E questi sono già disponibili in Polonia. E quindi noi abbiamo un insieme di... Vediamo, se fossero 120 i PT-91 avremmo 44, poi 166, 156 scusate, più 150, 300 carri armati. È un bel numero, non è che sia trascurabile. Comunque No, no, sia, 300 carri armati sono 10 brigate corazzate. è Se le un'offensiva. lanciano, esatto, le lanciano tutte. Le lanciano tutte in avanti e con quelle sicuramente riusciranno ad arrivare a contatto con la prima linea difensiva russa. Ok? Poi? E poi No, ecco, perché noi vanno avanti.
Noi li vediamo spesso e No. volentieri questi mezzi, che cosa succede? Allora, andiamo a vedere un attimo Vediamo i nel fronti. video. Sì, vuoi vedere i fronti o il video? Direi Cominciamo prima. dal video, così diamo Iniziamo un dal video. contesto di quello che sta succedendo. Ok. Allora, immagini. Questo lo vedi? Adesso Ci stiamo arrivando, per adesso non vediamo niente, è una schermo bianco. vedi qualcosa? No, Sempre schermo bianco. niente, allora non è quello. Boh, niente, non vedo la condivisione del video, perfetto, quindi. Esatto. Questa lo saltiamo, ecco, stiamo provando queste Non so inserzioni, come ma... inserire il video, perfetto, perché non lo vedevo nelle opzioni. Quindi andiamo invece sulla condivisione delle delle mappe, mappe. questo sì. Allora, condividi l'audio del computer. Dov'è la mappa? Qua, eccola qui. Allora, condividi. Perché mi dà il traduttore non... Scusa, non capisco perché mi dà una cosa che non c'è. Eccola qui. Oh, là, finalmente. Adesso la vedi, immagino. Ci siamo, sì. Perfetto, meno male. Allora, chiudiamo questo e andiamo a vedere direttamente le mappe. Allora, iniziamo da quello che è successo l'altra notte. L'altra notte abbiamo avuto la solita pioggia di Geran. Naturalmente hanno colpito e devastato dovunque sono arrivati e gli ucraini hanno dichiarato stamattina, ne hanno lanciati 21 ma ne abbiamo abbattuti 16. Poi se vai a vedere vedi che ci sono danni di qua, danni di là, 20 e crateri anche a e dici ma... Zhytomyr. Esatto, Zhytomyr è stata colpita. Poi è stato colpito, se non sbaglio, la zona di... Questa, Khmel Nikvi, se ben mi ricordo, poi è stata colpita a nord di Zhytomyr Korosten, se ben mi ricordo, la zona di Kiev, Regione la di Kiev, sì. regione di Kiev esattamente, anche la zona di Rishkiv è stata colpita dai droni. Non so se sono state colpite nuovamente Kremenchuk e Dnipropetrovsk perché non ho letto cose in tal senso. Qualche giorno fa è stata colpita anche Odessa dai Geran. E quindi, insomma, questi abbattimenti, no, lasciano un canale aperto a dire, ma qui il missile è arrivato, sì, perché è uno dei cinque che è arrivato. Ma anche qua è arrivato, sì, perché è uno dei cinque che è arrivato, ma anche qua sì, perché ne sono arrivati due, sono due dei cinque che sono arrivati. Alla fine scopri che sono 16, no? Però a tutti dici che è uno dei cinque o due dei cinque che sono arrivati lì, ecco. E quindi vanno avanti con questo racconto. Ho visto che sono stati usati diversi droni, poi, tra ieri e oggi, uno è stato usato nella zona di... Eccoli qua, nella zona di Zankoi, che è dove c'è un aeroporto. Per arrivare qua, se vedi, sono partiti dalla zona di Mykolaiv, dove c'è un aeroporto qui nelle retrovie, che viene usato appunto per i droni, per il lancio dei droni. In questo settore, infatti, avevano le forze ucraine, cioè scusatemi, russe, intercettato dei droni perché li avevano visti in passaggio e li hanno colpiti. Evidentemente qualcuno è riuscito a passare lo stesso a bassa quota. Esatto, un tot sono stati scremati lì, un tot vennero scremati anche in questo settore e gli altri li hanno decimati poi le difese di punto perché non sono arrivati in numero enorme grazie anche al fagli Sì. abbattimenti lungo il percorso. E li hanno potuti distruggere direttamente, altri sono poi caduti Abbiamo un in sistema difensivo che zone. sta cominciando a funzionare leggermente meglio. Sì, anche contro i droni, esattamente.
Stamattina c'è stato un tentativo da parte delle forze ucraine di colpire Sebastopoli, il porto di Sebastopoli. Cosa è successo? Si sono avvicinati nuovamente con i droni acquatici, con i droni acquatici per colpire le navi alla fonda. E qui torniamo. Perché può essere fallito questo attacco? Perché qualche giorno fa un drone statunitense che viaggiava nel mezzo del Mediterraneo aveva fatto una virata avvicinandosi molto alle acque territoriali russe, ma senza violarle, ed è stato di fatto abbattuto dai russi. Doveva passare appunto nei pressi di Sebastopoli, evidentemente per monitorare la posizione dei mezzi. E l'attacco, Hanno certo, fatto sì. bene quindi i russi ad abbatterlo, perché è un mezzo che fornisce informazioni al nemico. Magari E quindi, stava facendo una ricognizione per il bersaglio, nel senso che guardava chi c'era nella baia di Sebastopoli e qual era il bersaglio da attaccare. certamente era proprio quello lo Sì. scopo di quella virata, di quell'avvicinamento al confine che ha scatenato la risposta russa. Sacrosanta, oltretutto, gli americani avrebbero fatto anche di peggio, voglio Sì. dire. Dunque, c'era anche un drone in volo, è stato abbattuto anche quello. I droni sono stati tutti distrutti, nessuno ha raggiunto i mezzi alla fonda. Quindi è andata così. Per quanto riguarda i combattimenti, restringiamo il campo. Scusate, ho un po' di sonno perché mi sono alzato prestissimo stamattina. Allora, per quanto riguarda i combattimenti, vediamo come nella zona di Kherson ci siano scambi di artiglieria piuttosto intensi. Vengono segnalate posizionamenti di cannoni e il lavoro dei Lancet ha portato alla loro distruzione, alla distruzione di alcuni di questi cannoni. Nei giorni precedenti hanno segnalato anche la distruzione di semoventi e di radar anche che vengono utilizzati anche per l'artiglieria. E questo indica che è un fronte in riscaldamento, magari in vista dell'offensiva di aprile, di primavera, come la chiamano. Andando verso nord, per fortuna la centrale nucleare non è stata toccata, però abbiamo diversi punti in cui in questi giorni si sono avuti diversi attacchi, quali? Allora, abbiamo avuto diversi momenti in cui le forze ucraine hanno portato degli attacchi, soprattutto a sud di questo settore, hanno cercato di raggiungere le forze russe che operano in questo settore. Il tutto si è rivelato un fallimento epocale, nel senso che le unità sono state impiegate in un'occasione, proprio nel video che volevo mostrarvi, 15 blindati, solo 5 hanno fatto ritorno, una decina sono stati distrutti e si sono visti proprio inquadrare da un drone di osservazione che poi ha diretto il fuoco dell'artiglieria sul settore. Il fuoco dell'artiglieria è arrivato molto preciso, probabilmente qualche munizione Krasnopol è stata usata, perché hanno colpito in pieno molti mezzi. I sopravvissuti poi dei mezzi danneggiati sono andati a piedi verso la strada. Il settore è proprio questo, e tra le altre cose, si vede molto bene. Questo qui è il settore dove sono stati colpiti quei mezzi. Questo, si erano portati in questo settore qui, a un certo punto hanno iniziato a colpirli col fuoco intenso dell'artiglieria e hanno dovuto tornare indietro alla strada qua, dove poi hanno ripiegato verso la posizione iniziale.
sono stati veramente colpiti in maniera pesante. Altri mezzi nei giorni scorsi avevano subito la stessa sorte, non riescono neanche ad arrivare a contatto con le linee russe, che Sì. vengono falciati dall'artiglieria da un lato e dagli ATGM filoguidati dall'altro. Sembra che le capacità offensive ucraine abbiano beccato un bel contraccolpo ultimamente. Guarda, il problema in questo settore è che di fatto loro stanno in maniera stupida usando sempre la stessa strategia e agendo sempre nello stesso settore. Quindi di fatti non stanno neanche tentando di sondare il terreno per vedere se magari verso Stepovo o verso Zairne magari va meglio perché magari c'è una difesa minore. Hanno attaccato 3 o 4 volte nello stesso punto. Sì. O volevano prendere determinate posizioni e gli è andata malissimo. Malissimo. Cioè, guardate che li hanno massacrati, in poche parole. Sì, Massacrati. oppure c'è una sorta di debolezza al comando, non si capisce quali siano le decisioni o non se ne apprezzano le Guarda, forse caratteristiche, ecco. in questo c'è la spiegazione della fretta che hanno i comandi americani nel fornire più mezzi agli ucraini, perché evidentemente stanno cercando di portare delle offensive, ma non hanno la capacità di farlo. O comunque stanno dando a vedere questo. Se poi verremo smentiti, nel senso che effettivamente usano questi pochi mezzi a disposizione senza raggiungere una massa sufficiente per arrivare a un'avanzata, è un conto, nel senso che li stanno mettendo da parte e qui sondavano solo il terreno dove vogliono attaccare. E quindi arriveranno in massa con 300 carri armati qua, no? E sanno qual è la capacità di sfondare che hanno, di reagire che hanno i russi. E arriveranno lì, perché sotto qua c'è Melitopol, no? Per dire, arriviamo a Melitopol e poi arriviamo al mare. E quindi taglierebbero la Crimea dalla Russia continentale. Quindi la penisola russa di Crimea verrebbe tagliata fuori dalla Russia Questa è continentale. un'opzione, Stefano. Io Questa è ne un'opzione. considero un'altra anche, che non ha niente a che fare con strategia o tattica, ma ha a che fare con l'economia. Una delle poche cose utili che ti può servire per una nazione disastrata come l'Ucraina oggi è la centrale elettrica di Energodar, Esattamente, in questo caso dovrebbero attaccare da Kherson. che è una strada lunghissima e impraticabile. È Sono perché dovrebbero arrivare da sud verso Energodar, attraversare questo specchio È d'acqua mortale, è l'abbiamo visto, sì. impossibile da fare perché di fatto dovresti creare una forza da sbarco e sostenerla sotto i colpi dell'artiglieria che devasterebbero anche i mezzi stessi e quindi troveresti che a un certo punto le tue unità sono separate dalle altre. 8 gettaponti americane stanno arrivando, però la larghezza del fiume in questo settore prima della diga la rende impraticabile. Lo potrebbero creare un ponte in questo settore qua invece, Sì, cioè nella zona del che è Dnepr, tutta creando prima difesa però. una testa di ponte oltre il fiume e poi creando Perché in questo settore dico? Perché in questo settore poi ci sono delle strade vicine che ti permettono di andare verso la centrale. Il problema è che poi la devi sostenere Sì. questa strada qui, perché se crolla il ponte, crolla la tua linea di rifornimento e tu sei tagliato fuori e poi Intrappolato, sì. torni indietro a nuoto come avevano fatto quelli che erano andati alla centrale. Altrimenti sfondi da questo lato e una parte dei tuoi uomini va giù verso Melitopol per poi arrivare al mare o a Berdyansk e l'altra parte cerca di raggiungere la diga, no? Le opzioni sono diverse. Se noi andiamo a vedere in questo settore, ad esempio verso Ugledar,
dove tra l'altro sono continuati, anche qui hanno fatto dei contrattacchi gli ucraini. Ti ricordi che ti avevo detto, i russi hanno ottenuto quello che volevano perché gli ucraini hanno mandato qui delle unità e contrattaccano. Contrattaccando escono dai loro nascondigli di fatto e perdono uomini e mezzi. E sta accadendo esattamente questo da ormai 2 settimane. Quindi il sacrificio di un tot di mezzi russi è stato ampiamente ripagato dalla distruzione di quelli poi ucraini che sono stati mandati qua. È un po' come Adama, quando ti Sì, fai sì, sì, sì. mangiare una pedina per poi, cioè, Mangiarne poi tre, mangiarne due, certo, sì. esatto. Ci sono stati altri contrattacchi nel settore a nord di Volodymyrovka. Sinceramente non ho capito questa azione qua da parte degli ucraini, se volevano probabilmente arrivare a prendere qualche posizione rinforzata dei russi, ma di fatto questa iniziativa è finita male e sono state eliminate le loro truppe. Marinka prosegue l'attività di contrasto tra i due, ma sostanzialmente il fronte non è cambiato. È rimasto inalterato. I russi hanno creato queste posizioni avanzate lungo i divisori dei campi, di fatto i filari di alberi, e da lì si difendono. Continuano a essere presenti gli attacchi contro le città, Donetsk in particolar modo, e ormai qui ci facciamo il callo. Ora abbiamo una situazione in forte cambiamento. Qui abbiamo la situazione di Avdiivka, che è al momento il fronte che più mi dà da pensare. Allora, innanzitutto abbiamo la Kamianka che è finita in questi giorni sotto l'azione degli attacchi russi. Questa mappa, che ricordo è Military Maps, la sta dando oggi in controllo parziale dei russi, che va però verificato, cioè attendono a segnarlo quando però avranno i video. Certo. La perdita di Kamianka sarebbe importante per un avvicinamento sicuro a Avdiivka. Ci sono stati attacchi anche da sud verso Avdiivka e verso altre posizioni, con perdite anche da parte russa, per carità, ci mancherebbe, se attacchi hai delle perdite. Mettendo quella più aggiornata, vediamo come questo attacco sia avvenuto in queste ultime ore, da ieri. I russi stanno cercando di prendere il controllo. Il loro obiettivo è Severne e Tonenke, questi due centri, per avvicinarsi alla linea di rifornimento che gli ucraini usano per rifornire Avdiivka. Sta Se noi subendo la andiamo. stessa sorte di Artemovsk, in poche parole. Piano pi Difatti sì, piano piano di la fatto stanno sì. isolando. L'altro che è successo, l'altro fattore molto importante è che le truppe russe hanno preso il pieno controllo di Krasnogorovka, abbiano avuto addirittura l'altra notte la capacità di proiettarsi oltre la ferrovia fino a Stepovo, che ora è oggetto di combattimenti. Gli ucraini hanno mandato unità di rinforzo su Berdichi, Semenovka e soprattutto Orlovka, e presumo anche su queste più a sud. È evidente che stiano cercando i russi di chiudere su Avdiivka perché oggi hanno puntato su Tonenke e Siverne, hanno iniziato a spingere in questa direzione da sud, perché devono arrivare a prendere il controllo di Orlovka. Se prendono il controllo di Orlovka, anche se questa zona resta libera,
con le forze russe a Krasnogorovka e a Orlovka sarebbe chiusa ogni via, perché tutte le altre sarebbero sotto controllo di fuoco, sarebbe chiusa ogni via, ogni strada che porta, compresa la ferrovia, che porta i rifornimenti all'interno di Avdiivka. Avdiivka da parte sua è sottoposta al fuoco non solo dell'artiglieria russa, ma anche dell'aviazione, che riversa su questa città ordini bellici trasportati dai caccia FAB-250 e FAB-500, quindi bombe ad elevato potenziale che causano quei danni che le artiglierie non sono in grado di fare, e cioè distruggere i bunker, distruggere i tunnel sotterranei, distruggere i loro depositi interrati. E questo lo stanno subendo già da un paio di settimane, e i frutti si iniziano a vedere adesso, perché anche qui adesso dovranno, gli ucraini stanno, sono costretti a inviare rinforzi. E questo continua, inviare rinforzi di qua, inviare rinforzi a Ugledar, cercano di attaccare giù a Zaporizhzhia, li sta usurando. Sì, sta diventando una diga con tanti buchi che sono quasi tutti impossibili da tappare. Esatto, ormai. È come in quel cartone animato in cui c'è Pippo che cerca di chiudere tutti i buchi della diga, no? E poi alla fine gli esce l'acqua dalle orecchie. È quello il problema. Risalendo più a nord invece, arriviamo ad Artyomovsk. Artyomovsk abbiamo un'azione russa proprio in questi giorni. Innanzitutto dobbiamo dire una cosa: dall'ultima volta che ci siamo visti ci sono state 4 controffensive ucraine, 4, non una, non due, 4. I risultati ottenuti da queste controffensive ucraine, 0. Perdere ulteriore territorio, sì. Hanno, non solo hanno perso ulteriore territorio, hanno perso i mezzi e gli uomini. Hanno cercato da Ivanovsk di attaccare la zona sud. Ora Wagner cerca ancora di avanzare verso Ivanovsk, e cioè cercano di recuperare, di prendere il controllo di queste zone, di queste trincee dove ci sono gli ucraini, di fatto. Poi nella zona qui avevano attaccato, ieri hanno attaccato i russi e hanno preso il controllo di questo settore. Quindi hanno oltrepassato il canale, questo è un canale, eh? Qui c'è un canale che si vede, questo. Nella zona a nord, poi proprio qui ci sono state 3 con delle 4 controffensive in questo settore qui, in questo punto da Bogdanovka, in quest'altro punto su Dubovo-Vasilovka, non hanno avuto effetto, non c'è stato arretramento da parte russa. I russi sono avanzati ancora, hanno preso la posizione fino al margine del bosco qui a sud. La settimana scorsa erano quando ci eravamo sentiti, erano qua, hanno preso pieno controllo di tenete presente che qui in mezzo non c'è niente, non ci sono i russi ma non ci sono neanche gli ucraini. Gli ucraini iniziano qua come posizioni. Qui a nord si sono posizionati, come vedete, a ridosso fino a toccare la 506, la strada 506, perché da qui gli sparano contro, di conseguenza gli ucraini non possono più usare questa strada, devono scendere in mezzo ai campi, quelli che dicevi tu prima, sì. Appunto, cioè scendere qua in quelle che sono evidentemente strade bianche. Su questi percorsi, vedete che cosa sono questi? Sono percorsi di strade bianche nel terreno. In questa stagione voi capite bene che cosa sono. Sono delle trappole di fango. E poi attraverso queste vie qua, che vedete anche queste che non sono asfaltate, entrano fino in città. Guardate che cosa sono questi percorsi che devono fare.
E lungo questi percorsi noi vediamo i video in cui appaiono i mezzi distrutti, i mezzi impantanati, i soldati che passano in 20 sopra un blindato e vedono i mezzi distrutti dalle artiglierie nemiche. Chiaramente non vediamo i video di quelli che sono stati distrutti perché il telefono è finito in mezzo al fango. Nella città abbiamo visto da sud delle iniziative in questo settore qui da parte della Wagner e anche in questo settore. Stanno di fatto ripulendo questa zona di case dalla presenza ucraina. Più a nord stanno prendendo di fatto il controllo pieno su tutta l'area industriale, questa zona industriale che si chiama Azom. Finora avevano questa posizione qui, adesso la stanno estendendo proprio oggi su tutta la zona, stanno avanzando lungo tutto il settore industriale. Sta rimanendo quindi l'area dell'ospedale, in sostanza, a rimanere aperta a sinistra occidentale, mentre quella che stanno perdendo piano piano è proprio quella industriale. Io avrei immaginato quasi che avrebbero preferito chiuderli lì alla Mariupol, alla Azovstal. La zona dell'ospedale qual è? Questa qui a La fianco? zona dell'ospedale è più in basso a sinistra, se scendi, sono quei grossi edifici, sono questa zona qua, sì. Ok, questa zona qui è di fatto una specie di fortezza che gli ucraini hanno attrezzato per resistere. Resterà l'ultima area fondamentalmente di fatto sì, in di cui fatto resisteranno. Sì. Io spero che si ritirino, perché comunque vedere di nuovo le scene di distruzione, a parte che ormai questa zona qui, siccome gli ucraini si sono difesi arretrando casa per casa e facendo È già combattere, abbastanza bella è distrutta, già insomma. molto devastata, sì, molto devastata. Poi oltretutto posizionano i mezzi dell'artiglieria all'interno delle zone dei condomini, eccetera, quindi capisci bene che fine fanno queste case. Risalendo verso nord, vediamo ancora un'iniziativa russa nel settore qua, probabilmente hanno visto che c'è un movimento, magari uno scambio di unità tra le forze ucraine, cercano di approfittarne per prendere il controllo di qualche posizione. Nulla da segnalare nella zona di Siversk. Kremennaya, vediamo che ci sono sempre le solite scaramucce lungo tutta la zona di contatto, in particolar modo, come al solito, sempre nella zona della foresta del fiume Seversky-Donetsk. Poi risalendo verso nord troviamo ancora delle zone di combattimento e di scontro intorno a Kuzemovka. Qui vengono segnalate ritrovamenti di cadaveri di unità ucraine che sono stati uccisi e i loro corpi abbandonati dai commilitoni sul campo per darsi la fuga. Più a nord, Kislovka è sotto il fuoco dell'artiglieria. Non ho visto nuove iniziative di offensiva russe nel settore di Dvorikna in direzione di Kupiansk. Vi ricordate, avevano emanato un ordine di evacuazione per i civili da Kupiansk gli ucraini, mentre in realtà non c'era un'eventuale immediatezza di caduta. Non, sì, non c'erano minacce russe no. sulla città. Non vicine né probabili a breve, ecco. Di fatto questo fronte ora è un po' più tranquillo per questo momento, diciamo. La parte più attiva rimane sempre quella tra Kuzemovka, Svatovo e Kremennaya. Queste sono sempre molto attive. E poi abbiamo quelli che possiamo definire dei nuovi fronti di tritacarne, Ugledar e in particolar modo Avdiivka. Avdiivka che è qua perché rischia di essere circondata e di conseguenza gli ucraini dovranno necessariamente, a meno che non vogliano perdere questa importante posizione avanzata, che hanno difeso per 9 anni di occupazione, tra l'altro perché la difendono
l'hanno occupata agosto 2014, sebbene o luglio 2014, e ancora oggi sono lì. Dai fronti è tutto, quindi torno visibile. Hai qualche No, domanda? Stefano, io ti ringrazio. Credo che abbiamo parlato un po' di tutto quello che è successo. Io sì, magari ecco, qualche domanda ce l'ho e come al solito mi conosci, io vado sul futuro. Che cosa ci possiamo aspettare? Qualche tempo, qualche tempistica? Tipo Sì, quattro allora. puntate e abbiamo risolto Artemovsk e magari anche Advevka? No, quello non lo sappiamo perché dipende dalla volontà. Prima vedremo probabilmente arrivare l'offensiva. Ripeto, L'offensiva ucraina. fine marzo e inizio aprile arrivano 20-25 mila barra 30, non sappiamo bene quanti, Soldati addestrati. mila soldati addestrati in tutti i paesi della NATO. E bisognerà vedere dove vorranno disporli. Stanno arrivando con un'accelerazione notevole i mezzi blindati e mezzi da esplorazione, da mobilità che necessitano urgentemente agli ucraini, le forze corazzate in massa. C'è una gran fretta. C'è una gran fretta e noi dobbiamo capire perché c'è questa fretta, perché c'è ancora disponibilità di munizioni e quindi possono supportare questa azione. Se avrà successo, offriranno un ritiro ai russi, se sarà un disastro, cesseranno gli aiuti dell'Occidente all'Ucraina. E diranno all'Ucraina tratta finché puoi, perché se no, se quelli decidono di non trattare, rimane l'opzione polacca. E cioè, ti ricordi cosa ha detto l'ambasciatore polacco? Certo, sì. Nel caso in cui dovesse, collassare la difesa ucraina, la Polonia, Si ci ritroverebbe in troveremmo guerra, sì. costretti ad intervenire. E lui parlava per la Polonia, chiaramente. Questo cosa significa? Che in caso di collasso delle difese ucraine, noi vedremmo le forze polacche cercare di prendere il controllo di quei settori del paese che sono più a occidente, cioè la zona di Leopoli, quelle zone che storicamente erano polacche e che gli ucraini ultranazionalisti in collaborazione con i tedeschi contribuirono a sterminare dalla minoranza polacca. I polacchi finora fanno finta di dimenticarsene della storia. Qualcuno ogni tanto di polacco glielo ricorda anche ai governanti quanto hanno fatto. Infatti ci sono anche delle manifestazioni contro la guerra proprio in Polonia e contro, tra l'altro, l'Ucraina. Oltretutto, i polacchi stanno mettendo e facendo diventare virale dei video in cui i ragazzi ucraini picchiano dei Sì, bambini, sì, sì. cioè dei ragazzini più piccoli di loro e in numero inferiore, quindi con atti di coraggio veramente eccezionali, li picchiano. Questo a giudicare dalla diffusione che sta avendo in Polonia questi video e dai commenti sotto dei polacchi sta causando non poco imbarazzo ai politici di quel paese. Meritatamente, oserei dire. Meritatamente, oltretutto, sì. Quindi noi possiamo aspettarci sicuramente un aprile estremamente caldo, non solo per il clima che già ormai oggi è una bellissima giornata, quindi adesso mi proietterò fuori a finire dei lavori. E per il resto invece noi sicuramente avremo, a causa di questa fretta che è emblematica, cioè rivelatrice di un'urgenza clamorosa per le forze armate ucraine di ricevere questi armamenti e di cercare di proseguire il conflitto. Io sinceramente la vedo molto male per loro. Una volta esaurite queste infornate quella che abbiamo chiamato la terza ricostruzione dell'esercito ucraino,
se dovessero impiegarla in massa in un attacco da ritenersi terminale, diciamo, sarebbe terminale, presumo, per la resistenza ucraina. Quindi vuoi dire che questa terza iterazione sarebbe l'ultima? Eh sì, non credo che l'Occidente abbia la volontà da una parte o la capacità militare di impoverirsi ulteriormente di armamenti, deve pensare al proprio riarmo di fatto. E qui anche sta la preoccupazione di Stoltenberg, nomen omen, nel fatto che molti paesi ancora non abbiano raggiunto il 2% della spesa militare, che per lui non era un punto di arrivo, ma un punto di partenza. Lo va da raccontare ai francesi, che sono già Sì, abbastanza incazzosi sì. così, si presenti là in piazza e glielo dica in faccia. Non credo che ci vada. No, non credo che ci vada, ovviamente non crediamo e probabilmente anche se ci andasse se lo mangerebbero vivo, ecco, non è che abbia Probabilmente molto da... risolverebbero Sì. il problema. Sì, non è che ci sia magari molto da mangiare, però Te lo sicuramente rosichi. per qualche giorno hanno bracciole a sufficienza, diciamo. Stefano, io ti ringrazio come al solito per questa splendida puntata e ti do appuntamento alla prossima. Mi Benissimo, benissimo, contatti dai. tu. Ma prossima settimana, guarda, ti posso già dire anche il giorno, così lo diciamo anche ai nostri amici che sapranno quando aspettarselo. Allora, oggi è mercoledì, giusto? Deve combaciare anche con i miei appuntamenti, vediamo, eh. Martedì 28 È possibile, sì. Stessa è possibile? ora. Bene, Va facciamo alle 15 però, alle 15. benissimo. Per una volta in diretta vedono tutti come facciamo. Sabato pomeriggio si trap, tenetevi liberi che verso Che sera sarà. sabato? Era martedì. Scusatemi, martedì, scusate. Velato. Martedì 28 si trap alle 15, pardon, scusate. Ok. Bene, Stefano. E via. Un salutone a tutti, Un Sasha, alla saluto e prossima. alla E prossima, grazie chiudiamo anche la Stefano. 147esima. Arrivederci, ciao Ciao a Stefano. tutti.